Allora, questa è la fotografia che citava prima il generale. È il 17 dicembre 1903 e il primo mezzo più pesante dell'aria si stacca da una rotaia. Il volo è molto corto, ma molto significativo. È il primo oggetto non aerosostentato in modo statico, cioè con un pallone gonfiato di aria calda o un gas più leggero dell'aria, ma è un vero e proprio aeroplano. È una fotografia importante e di fatto corona un percorso piuttosto lungo, che veramente sembra retorico, ma parte dall'albore, dall'alba dei tempi, perché in tutte le mitologie che voi potete andare a esplorare esistono animali o esseri dotati della capacità di volare, perché era veramente un punto di arrivo che l'umanità si è posto dai tempi più antichi. La possibilità del volo era dimostrata dall'esistenza degli uccelli, quindi bisognava immaginare soltanto come realizzarlo per l'uomo. Il primo ingegnere aeronautico che è stato citato, Icaro era il figlio però, era Dedalo, il padre, colui che, inventore del labirinto, creò le ali. E tutti poi si ricordano di Icaro, poveraccio, che è cascato nel mare. Ma Dedalo arrivò invece a Siracusa e chiede protezione di Siracusa. Quindi il primo ingegnere aeronautico, Dedalo, in realtà ci è arrivato alla fine, alla sua destinazione. È ingegnere aeronautico perché realizza, al contrario degli animali alati, il toro, il centauro, la vittoria alata a Brescia, lui realizza invece un oggetto esterno, cioè applica un'idea di un oggetto che consenta il volo. Ora, la possibilità pratica del volo è stata dimostrata a livello di giocattoli da molto tempo. In Cina, diciamo, prima, negli anni del XVI, XVII secolo, hanno fatto i razzi, ma ci hanno fatto i fuochi artificiali, erano usati pochissimo in teatro bellico, soprattutto un utilizzo così da gioco. Poi adesso negli ultimi anni hanno fatto cose un po' più serie i cinesi, il razzo lunga marcia. Gli aquiloni, che sono una forma di sostentazione aerodinamica, con la quale peraltro facevano anche gli oracoli, appendevano un poveraccio all'aquilone e lo facevano salire. Se saliva bene, era un buon auspicio per i marinai. Se non saliva bene, per il poveraccio andava meno bene. E hanno inventato l'elicottero, un giocattolino che anche molti bambini oggi hanno in plastica, ma è sostanzialmente il principio dell'ala rotante. Tutto, diciamo, ludico, arrivare a volare per davvero richiede un altro approccio, che purtroppo Leonardo non ha capito. Leonardo era un grandissimo genio, ha avuto la fortuna di studiare 2 anni fa, in occasione del 500° anno della morte di Leonardo, la sua figura, e ho scoperto che è un genio pigro, cioè era certamente un genio, ma non ha mai studiato, osservava, prendeva ispirazione, ma per esempio era, detto agli studenti, un asino in matematica, e quindi sbagliava i conti con le frazioni, cosa che voi non dovreste fare. E non aveva capito il fatto che gli uccelli volano perché hanno una capacità, un consumo energetico molto alto, e un uomo non avrà mai la possibilità, con la sua forza fisica, di realizzare un battito di ali sufficientemente forte da sostenerci. Quindi tutte le macchine avanti Leonardo, pur se hanno in nuce i principi della sostentazione aerodinamica e della propulsione elica, in realtà non avrebbero mai potuto funzionare per come lui le aveva concepite. Il primo ad avere un po' di idee pratiche e quindi a pavimentare la strada che ha portato i fratelli Wright è stato un nobile inglese, Sir Cayley, una di queste figure bellissime che stanno in Gran Bretagna, dove queste persone che vivono sostanzialmente di rendita terriera, e si dedicano allo studio in maniera totalmente disinteressata, e lui pare una sera incise su un medaglione in argento questa figura. Quella importante è quella di sinistra, cioè lui è stato il primo a concepire la separazione delle forze aerodinamiche in una forza che si oppone al moto, che è la resistenza. Chiunque vada in bicicletta sa che se pedala sente l'aria in faccia e questo ne frena diciamo, la corsa. Ma al tempo stesso può nascere una forza in direzione perpendicolare al moto che possiamo usare per sollevare un peso a quel punto. Se raggiungiamo una velocità sufficientemente elevata, questa forza di sostentazione può sollevare un peso ed è la corsa di decollo. Ora, poi lui ingenuamente cosa ha concepito? C'erano le barche e quindi ha immaginato una sorta di vela come ala, ha immaginato dei remi come forza propulsiva, ma aveva anche già immaginato anche una sorta di controllo al posto di un timone, come per le barche, un timone con 2 direzioni per riuscire a controllare sia il beccheggio che l'imbardata. Cioè aveva già anche un'idea,
se vogliamo, premoderna del sistema di controllo. Ora, evidentemente anche la macchina di Cayley non avrebbe mai potuto volare, soprattutto con dei remi, però l'idea era partita, cioè aveva tutti gli ingredienti: una superficie sostentatrice, un propulsore e il controllo. Non tutti erano d'accordo. Lord Kelvin, quello che ha inventato la termodinamica, quindi un altro genio assoluto, io ho avuto la fortuna di insegnare per 7 semestri a Glasgow University, di cui quello che vedete dietro è la torre del rettorato. E Kelvin è stato docente alla Glasgow University, per cui tutto a Glasgow, intorno all'università, è dedicato a Kelvin. Quello è il Kelvin Park, quella è la statua di Kelvin, il Kelvin River attraversa il parco, la via si chiama Kelvin Avenue e così via. Quindi Kelvin è veramente ha marcato Glasgow University. Ebbene, quando il fratello di Baden-Powell, l'inventore dei Boy Scout, fece l'associazione aeronautica, ora nessuno aveva ancora volato, eppure in Inghilterra c'è uno che si alza la mattina e dice: facciamo l'associazione britannica per l'aeronautica, perché volevano promuovere le attività che avrebbero portato al volo, e parliamo del 1870, e Kelvin risponde che non era interessato a questa cosa, perché posso affermare tranquillamente che il volo di macchine volanti più pesanti dell'aria è impossibile. Cioè, un genio assoluto dava un credito nullo alla possibilità che questo avvenisse, ed è la ragione per cui quando si laureano i miei allievi di Glasgow mettono il cappello di asino alla statua di Kelvin. Questo è un rito che viene fatto dopo ogni seduta di laurea di ingegnere aerospaziale, per dimostrare che anche Kelvin è stato un asino a non capire che era possibile volare, quindi gli mettono il cappello. Tra chi ha provato veramente a volare abbiamo diversi approcci, quello che io chiamo degli spingitori, cioè per andare abbastanza veloce mi serve un motore potente. Uno di questi è Clement Ader. Se chiedete gli unici che credono che non siano stati Fraley Wright a volare per primi sono i francesi, e sono qui un po' sciovinisti, e loro vantano Clement Ader. Clement Ader, non c'è nessuna testimonianza fotografica, ha fatto una macchina volante a vapore che forse si è sollevata di 15 centimetri per un paio di metri, ma non aveva nessun sistema di controllo, quindi era veramente una macchina peraltro potenzialmente pericolosissima se ha mai volato. Lui aveva usato una macchina a vapore molto potente per cercare di accelerare il più possibile questa struttura alare e farla volare. C'è una, diciamo così, una fotografia di una macchina che poi lui tentò di vendere all'esercito francese, e c'è un dipinto, non c'è altro. Quindi l'idea fondamentale fu quella di quelli che io chiamo gli aerodinamici, cioè i veri pionieri del volo furono Otto Lilienthal in Germania e Octave Chanute in Francia, che dissero: il motore viene dopo, cominciamo a cercare di volare. E loro costruirono degli alianti abitati, cioè ci andavano sopra. Il povero Otto Lilienthal ci ha anche rimesso la pelle, perché poi questo è il suo ultimo aliante che gli spezzò la schiena. Viceversa, Octave Chanute non riuscì mai a motorizzare il suo aliante, ma tutti i suoi studi, diciamo, era una intensissima comunicazione con i fratelli Wright, tutti i suoi studi furono passati, inclusi i test che aveva fatto Otto Lilienthal, con cui lui si sentiva, furono passati i fratelli Wright. Ora notate che tutte le persone che ho citato, Cayley, Octave Chanute, Lilienthal e Clement Ader, erano tutti ingegneri, come me. Che facevano i fratelli Wright? Qualcuno sa che lavoro facevano i fratelli Wright? Questa è la loro bottega. Facevano i meccanici di biciclette. Eppure sono stati quelli che hanno permesso di iniziare l'epoca del volo, perché avevano capito una cosa fondamentale. Adesso i dettagli tecnici ve li risparmio, quindi taglio un po' di tempo, ma avevano capito che l'aereo andava concepito come un tutt'uno, cioè hanno avuto quella che con termine moderno adesso ai nostri ragazzi insegniamo la visione sistemistica dell'aeroplano. Cioè non devo curare il motore, l'ala separatamente, è un unico oggetto in cui devo fare dei conti e delle misure, la cosa che non aveva capito Leonardo, e loro realizzavano delle attrezzature modernissime e sofisticate per l'epoca, per riuscire a capire, in assenza di un modello matematico, come riesco a sviluppare queste forze aerodinamiche. Svilupparono un motore ad hoc, 16 cavalli, ridicolo, neanche un motorino, eppure con un rapporto peso-potenza che era quasi il triplo di quelli che erano installati sulle macchine dell'epoca, quindi un motore straordinario dal punto di vista tecnologico. Furono i primi a studiare l'elica in maniera moderna, cioè in modo tale che ogni sezione della pala lavorasse in condizioni ideali, quindi permettesse di massimizzare la spinta data la potenza. E come Lilienthal e Chanute
si preoccuparono innanzitutto di studiare il controllo, che loro affidarono in parte allo spostamento del peso, come fa il deltaplanista, in parte a delle superfici mobili, quindi un controllo sui tre assi assolutamente di tipo moderno, inventando quello che loro hanno chiamato il wind warp, cioè la torsione dell'ala, per permettere di virare non come una barca, che era l'errore di tutti i primi pioneri del volo, ma come fa un aeroplano moderno, cioè rollando le ali e proiettando una componente di forza che permette di curvare la traiettoria. Cioè l'aeroplano, per virare, non deve virare come una barca, mettersi storto, ma deve rollare per dare un'accelerazione laterale, un'accelerazione centripeta, appunto deviando la rotta. Quindi il controllo intorno ai tre assi è, dal mio punto di vista, peraltro è la mia materia, la meccanica del volo, è probabilmente il contributo principale ideale che hanno dato Freddie Wright allo sviluppo del mezzo. Il paradosso è che non sono riusciti a diventare ricchi, sono morti poveri, perché hanno speso un sacco di soldi in avvocati per difendere i loro brevetti e hanno speso un sacco di soldi in viaggi, tra cui un viaggio importante fu quello che fecero a Roma. Nel 1909 decolla dalla superficie di Centocelle. Siamo agli albori della aeronautica italiana, c'è stato un solo aeroplano costruito in Italia prima del volo di Freddie Wright, e grazie anche ai voli fatti con Orville Wright, il tenente Mario Calderara diventa il primo pilota ufficialmente dotato di licenza che ha volato poi in Italia. Ma è questione veramente ormai di anni, le tecnologie cominciano a affermarsi e nascono le prime aziende italiane che costruiscono velivoli italiani, come la Caproni, l'Ansaldo, Cantieri Uniti dell'Adriatico, ma cioè la lista è molto lunga. All'inizio si crea, come in tutti gli ambiti, una dispersione di piccole realtà che poi vengono unite e la Caproni produrrà aeroplani fino sostanzialmente alla Seconda Guerra Mondiale. Ma il primo mezzo più pesante dell'aria l'ha fatto volare un italiano prima del Novecento, anche se senza nessuno a bordo, ed è l'elicottero di Carlo Forlanini. Quindi mi piace chiudere, diciamo, la presentazione con una macchina a vapore che non aveva la pretesa di sollevare nessuno, ma di dimostrare la possibilità del volo attraverso una sorta di elicottero a pale controllanti. L'ispirazione della macchina leonardesca è abbastanza evidente. Carlo Forlanini lo trattò come una specie di esperimento giocattolo, ma diciamo, ai nostri amici francesi possiamo dire che il primo oggetto più pesante dell'aria ha volato a Milano. Grazie.